State ascoltando SBS Italian. Siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS di questo mercoledì 18 settembre del 24. In studio con voi Dario Castaldo e Andrea Pagani. In qualche modo ce l'abbiamo fatta ad approntare il collegamento proprio sul filo di lana. Sì, zona Tani. Mamma mia, proprio abbiamo rischiato tantissimo questa mattina, ma ce lo abbiamo. Il collegamento rider, con noi, incredibilmente, il professore. Professore? Eh sì, professore. Ancora professore? Non solo con la P, ma anche con la R maiuscola. Uno professor dei pochi. Tani, buongiorno, ben ritrovato. Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno Andrea, grazie per questa chiamata in extremis, visto che il mio telefono nuovo è fallito di nuovo. Okay. Ah, parleremo forse, perché amica Optus. No, calma, perché parleremo di... No, perché parleremo di marchi. No, perché allora, a questo punto raccontiamo il dietro le quinte, perché essendo noi da soli in studio abbiamo sollevato il telefono per chiamare il professor Max Tani durante il minuto e mezzo di pausa che ha preceduto il ritorno in diretta, ma in quel minuto e mezzo scattava una segreteria telefonica, per cui eravamo pronti a dire addio a quel collegamento, che invece alla fine siamo riusciti ad approntare con 7 secondi sull'orologio. Cioè, abbiamo chiamato il vicino che ha portato il telefono. Esatto. A Max Tani. Max, ecco, nodi da sciogliere. Questione governo albanese, le proposte di legge laburista sull'edilizia abitativa, Help to Buy and Build to Rent, così si chiamano, sono le due. Ieri in Parlamento non si è trovata la quadra. Se oggi i Labour non incasseranno il sostegno dei Verdi, addirittura c'è chi paventa lo scioglimento delle Camere. Ieri c'è stata baruffa in Senato, ma insomma da te vorremmo sapere se questo piano ha davvero poco di laburista, come sostengono i Verdi, e quali sono i punti critici. Allora, ti do la risposta dell'economista, che dipende da come vedi le cose, per cui i Verdi hanno ragione nel dire che questo piano aiuta molto di più i costruttori di case che non di case chi ne ha bisogno. Per quale motivo? Perché vengono dati degli incentivi anche fiscali molto consistenti a chi sviluppa, chi costruisce queste case. Case in cui soltanto il 10% può essere assegnato per legge a chi ha bisogno di case, con un affitto che è il 75% e non oltre la quota di mercato, per cui ti rendi conto che il 90% delle rimanenti abitazioni può andare sul mercato libero con prezzi svincolati, e questo ovviamente a poco del laburista. Quindi da questo punto di vista la cosa è abbastanza chiara. Certo è che, se vuoi dare l'altra faccia della medaglia, fare qualche cosa e cominciare a mettere dei soldi, anche se la gran parte di questi vanno a beneficiare non il gruppo a cui tu sei interessato, vale a dire chi cerca casa, ma la comunità più grande, quindi ci metti dentro anche i costruttori, è meglio che non fare assolutamente niente, lasciare la gente a dormire in macchina oppure sulle strade. Per cui, da questo punto di vista, è veramente una questione di trovare un compromesso tra le due parti, vedere quanto laburista effettivamente Labour vuole essere rispetto a invece fare l'occhiolino a costruttori, dando vantaggi fiscali anche investitori e permettendo che le case costruite vadano poi a finire a chi i soldi li ha, invece che i soldi non è abbastanza per comprare o affittare casa. Vedremo insomma se il governo troverà la quadratura del cerchio. Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani, nel classico consueto appuntamento del mercoledì. Max, passiamo adesso a una lista, una classifica che l'annunciavo prima soltanto pronunciando tre lettere, stilata dalla Roy Morgan, che è una delle più famose società di indagini di mercato australiane.
australiane, che come ogni anno fa la classifica dei marchi più o meno affidabili, ritenuti affidabili dai consumatori degli ultimi 12 mesi. Nel gruppo dei buoni, Bunnings è sempre lassù in cima, mantenendo il primo posto davanti a Aldi e al grande magazzino discount Kmart. Nel gruppo dei cattivi entrano prepotentemente Coles, ma soprattutto Woolworths, che crolla di 194 posizioni. Ora, insomma, tallone al suo competitor Coles, competitor che in realtà manca Bunnings, che si è pure beccato accuse anche illustri, tra cui Peter Dutton, di effettuare l'ormai famigerato price gouging, proprio chi professa che the lowest price is just the beginning. Quindi ti chiedo, Max, come le dobbiamo leggere queste classifiche? Ma davvero poi Bunnings domina un settore, se vogliamo, ancora più anomalo di quello dei supermercati? Oggi Pagani vuole inimicarsi le big corporations. Sì, oggi sì, mi sento Giacobbi, ho il cappello alla fantozza. Se poi sparisce sappiamo già dove, che fine potrebbe aver fatto. Vediamo la settimana prossima anche in che condizioni ritroviamo l'Andrea. Se ci sono poi. Vedremo, vedremo. Comunque, allora, giusto per ritornare alla tua domanda, punto di vista, che cosa servono? Servono forse anche le compagnie che danno un sacco di soldi per fare marketing e farsi vedere belle di fronte ai consumatori, vedere effettivamente se le loro campagne hanno successo oppure no. Certo è, Bunnings, come dicevi tu, è in una situazione di mercato, una situazione privilegiata di mercato, ancora più che non le compagnie che hanno i supermercati, perché bene o male Coles e Woolworth sono due giganti più o meno di stessa statura. Se tu vuoi vedere le vendite di Bunnings, sono qualche cosa come 4,5 volte le vendite del secondo produttore in Australia, per cui Bunnings ha più del 50%, poco più del 50% di quote di mercato, cosa che assolutamente non funziona nei supermercati. Lì, effettivamente, di nuovo, grande compagnia, vantaggio enorme. Che cosa bisogna fare? Ritorniamo al famoso discorso che l'Australia è un paese molto grande, con dimensioni geografiche enormi, però poca popolazione, è inevitabile avere questo tipo di concentrazione. Fino a questo momento nessuno ha messo gli occhi lì, chissà che da questa trasmissione magari questa mattina non si cominci, perché le opportunità per mettere prezzi più alti, perché effettivamente non puoi competere con il negozietto di ferramenta lì di fianco, ci sono. Però, ripeto, è un problema australiano, non è un qualche cosa che può risolvere dicendo lo possiamo risolvere in qualche modo con regole di governo. Teniamo gli occhi aperti e quando ci sembra che i prezzi siano troppo alti gridiamo al lupo come abbiamo fatto con i supermercati. Esatto, quindi vedremo se mercoledì ci sarò anch'io per poterlo commentare di nuovo come minaccia Dario Castaldo. Nel frattempo, Max, grazie e a mercoledì prossimo. Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, ringrazio ancora per stamattina, arrivederci. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.